Enzo Franceschelli, uno chef a Parigi, come dal titolo del suo libro, è l'ospite del primo evento, doppio per la verità, atelier letterario e salotti enogastronomici, dell'Istituto Alberghiero Ipsar De Cecco di Pescara in quest'anno scolastico 2024-2025. Soprattutto oggi, che è la giornata mondiale dell'alimentazione per la FAO, e con l'obiettivo di promuovere la sicurezza alimentare e promuovere anche una nuova visione del cuoco contemporaneo, cioè di un cuoco che sia vicino al territorio, che sia custode della tradizione ma che abbia anche una capacità innovativa. In questo senso noi abbiamo avuto l'onore oggi di avere come ospite un grande abruzzese, uno chef di talento che ha svolto tanta della sua brillante carriera in Francia, a Parigi, e che sicuramente rappresenta un esempio per i nostri giovani, ed è colui che può dare delle risposte importanti. La domanda che i nostri ragazzi, che la scuola gli rivolge, è innanzitutto questa: qual è oggi la formazione migliore per costruire una professionalità di elevato valore nel settore gastronomico? Nato a Giuliopoli, vicino Rosello, in provincia di Chieti, e oggi apprezzatissimo in Francia, chef Franceschelli ha aperto un ciclo di incontri omaggio alle eccellenze della cucina italiana e abruzzese, in grado di conquistare le tavole internazionali e fonte di ispirazione per la formazione professionale degli studenti del De Cecco, ai quali rivolge anche un particolare consiglio. E scrivere, quello che diciamo noi ai giovani, bisogna assolutamente scrivere il massimo, perché la scrittura rimane. Io ho ancora due quaderni dell'epoca, dal 75 adesso, con delle ricette che i chef mi avevano dato, quindi è questa la cosa importante, scrivere e leggere assolutamente.